Buonasera mister Gattuso. Ferrara Telegabrievent, per 60 minuti abbiamo visto un Milan caratterizzato da possesso palla, cambi di gioco, pressing efficace, precisione nel tiro. Per quanto possa sembrare paradossale, può essere stato il 2-0 ad avere l'effetto di rilasciare un po' i suoi difensori che fino a quel momento avevano avuto un'applicazione perfetta della fase di non possesso? Penso che il problema non sono stati i difensori, perché per come vogliamo giocare, per il calcio che vogliamo esprimere, un errore ci sta, perché quando vai a palleggiare ci può stare che si commette un errore, ma dopo il 2-1 noi siamo scomparsi dal campo, perché non è vero che la linea di difesa è comportata male. Noi siamo andati a fare una pressione ultraoffensiva che non è nelle nostre corde, dopo il 2-1 siamo scomparsi dal campo, ci siamo allungati. Quando dice che siamo stati perfetti, è vero nel palleggio, ma siamo stati perfetti per le distanze che abbiamo mantenuto. Dopo il 2-1 noi non ci abbiamo capito più nulla, perché campo abbiamo, ogni volta che ci imbucavano e trovavano linee di passaggio ci superavano il nostro centrocampo, dovevamo correre 40-50 metri all'indietro per coprire la nostra porta, e penso che il problema è stato quello. Ieri in conferenza avevo detto che volevo vedere una squadra che non spegneva la luce, e invece anche oggi dopo un errore che ci sta, ci è scappata la partita dalle mani, e penso che dobbiamo lavorare su questo. Le cose che sappiamo fare dobbiamo continuare a farle, però l'aspetto che dobbiamo migliorare è quello di non riuscire a buttare partite come oggi, perché l'anno scorso è successo tantissime volte. Ancelotti le ha fatto i complimenti, immagino. Avrei fatto a meno dei complimenti, perché brucia, lui sicuramente. Il rammarico più grande oggi è che secondo me venire a fare una partita così e riuscire a portare una vittoria o qualche punto a casa a livello di morale, a livello di convinzione, ci poteva dare un qualcosa in più. Questa partita brucia non per la sconfitta, ma brucia perché eravamo sopra di 2 gol, e a livello mentale secondo me è una mazzata incredibile. Ed è per questo che dobbiamo riflettere, accantonarla, capire quali sono le cose che dobbiamo migliorare, perché abbiamo ancora tantissime cose da migliorare, ma non basta. Non basta giocare bene, perché calcio non è solo sapere giocare bene, e certe volte bisogna anche riuscire a lavorare meglio. E non è questione di leader, che manca un leader, perché se vuoi giocare da squadra vera, ci sono 4 giocatori che comandano i 3 centrocampisti, c'è un portiere che comanda il difensore. Penso che oggi è l'aspetto che dobbiamo migliorare di più, ma la responsabilità più grande è la mia, perché io alleno questa squadra, e sicuramente è un aspetto che ci stiamo mettendo un po' di tempo per riuscire a migliorare. Grazie. Altre domande? Mister, un suo giudizio sulla prova di Higuain e se la squadra poteva aiutarlo di più? Ma se non sbaglio, prima del 2-0 Higuain ha toccato, è il giocatore che ci dà anche qualità per riuscire a giocare questo tipo di calcio. Quando lo cerchiamo ci fa sviluppare in modo migliore. Dopo è normale che oggi, se andiamo a vedere, non è che l'abbiamo mandato 4-5 volte negli ultimi 20 metri, abbiamo creato tantissimo, però ogni volta che si abbassa, ogni volta che passa la palla dei suoi piedi ci dà qualità, ci fa respirare, ci fa costruire in maniera migliore, e penso che in questo momento è un giocatore fondamentale per noi. Se possiamo migliorare e cercarlo molto di più, ti dico di sì, però penso che prima del 2-0, prima del 2-1 era il giocatore, ha fatto veramente, era quello che riusciva a dare qualità, e i tempi, sul secondo gol cambio il gioco di Biglia, penso che siamo passato dai suoi piedi, ha scaricato e dopo siamo andati a fare il cambio gioco. Dopo è normale che a livello di occasioni possiamo migliorare. Sì, mister, buonasera. Le volevo chiedere, tolta la rosa della Juventus, ci sono 5 o 6 rose in questo campionato di squadre che possono ambire a questo obiettivo della Champions League. Le ritiene che con la rosa che le ha messa a disposizione la società sia più facile raggiungere l'obiettivo Champions dal campionato o vincendo l'Europa League? Io non credo, tante volte anche quando si vince una competizione europea ci vuole
ci vuole una squadra forte, ma bisogna essere baciata anche dalla fortuna per trovare, quando vengono i sorteggi, se trovi la squadra meno in forma, meno forte, capisci che ci vuole, c'è una componente anche di fortuna. Però penso che noi abbiamo il dovere di riuscire a migliorare il sesto posto dell'anno scorso. Sicuramente la società mi ha messo a disposizione dei giovani importanti, una squadra importante, e anche oggi, però dopo quando arriva un giocatore e vuoi giocare con determinate caratteristiche ci vuole del tempo, perché anche oggi penso che l'avete notato tutto, Bakayoko è un giocatore che ha grande forza fisica, ma quando va a ricevere palla ancora la riceve con le spalle girate, rischia sempre un qualcosa in più, e queste cose bisogna dare del tempo, e bisogna anche contemplare che ci sia qualche errore. Però sono sicuro e sono contento per la rosa che mi hanno messo a disposizione, e ti rispondo preferisco arrivare in Champions League col campionato, perché quello in Europa è molto molto più difficile, ma anche se è vero che 5-6 squadre sono rafforzate e il livello si è alzato. Ultime due. Mister, Higuain al Milan, Cristiano Ronaldo alla Juventus, Icardi all'Inter, ma il top player di questo Napoli, ci ha giocato contro, quale sarà? E faccio fatica già a pensare ai miei problemi, penso se posso rispondere. In Napoli penso che tante volte voi napoletani vi dimenticate che quello che avete passato in tutti questi anni. Penso che in questi 3 anni Napoli, se non sbaglio, ha fatto 250-260 punti, correggetemi se sbaglio, e ha venduto sempre poco, i grandi giocatori, i giocatori che hanno mercato l'80-90% sono sempre rimasti. Penso che è una squadra già forte, perché è una squadra che parte con i 90 punti l'anno scorso, è una squadra che all'80-90% è rimasta con le stesse caratteristiche di come giocava Sarri, forse a linea di difesa non perfetta come gli altri anni, però è una squadra, penso che non ha la differenza, non la fa il singolo giocatore ma la fa la squadra, la mentalità, l'organico che gioca un calcio bello e a tratti a memoria. Ok, prego. Salve, sono qui. Secondo lei il callo nel secondo tempo è influenzato anche dal fatto che per voi fosse la prima partita? Non ho capito, scusa. Il calo del secondo tempo, su quello ha pesato anche il fatto che fosse la prima partita per voi? Io penso che non c'è stato nessun calo, né fisico, c'è stato solo un calo mentale, ci è arrivato il braccino da tennista. Abbiamo preso il primo gol con un errore e non c'è stato nessun calo. È stata la dinamica della partita che l'abbiamo portata su un binario che non volevamo, perché si sa che quando il Napoli palleggia e viene a muro tante volte perché vuole andare alla ricerca del terzo uomo, e se non sei perfetto a chiedere linee di passaggio ti imbucano sempre, c'è troppo campo dopo da coprire. Penso che la lettura della partita è questa qua, perché fin quando siamo stati in partita palleggiavamo bene, ma non c'è stato solo il palleggio, è stata una squadra che sapeva assorbire. Se vi ricordate, tante volte il primo tempo abbiamo fatto abbassare il nostro attaccante esterno perché Ancelotti aveva messo Calleone e Insigne dentro a campo e voleva andare a pezzi con i terzini, e noi non rompevamo mai la linea, e sia con Borini riuscivamo a leggere bene questo cambio gioco, questi inserimenti. Dopo alla fine siamo allungati, abbiamo dato linee di passaggio a Napoli e abbiamo giocato a campo aperto, e quando giochi a campo aperto con Napoli c'è sempre, alla fine viene sempre fuori un qualcosa. Grazie a tutti. Grazie a voi.